Buonasera a tutti, autore del gol, ma non solo, grandissima prestazione e non è la prima, Marco Brescianini per voi, Pippo Gatto, giro da qui. Buonasera a tutti. Senti, io devo farti i complimenti anche perché il gol di rabbia l'hai buttata proprio dentro, è esploso un missile che niente poteva fare. Al di là della grande prestazione, probabilmente il Cosenza oggi aveva molto più calzismo, ma ha avuto tante di quelle occasioni, sprecare tutte queste occasioni e arrivare alla fine con il batticuore un po' fa anche soffrire un po' troppo. Sì, è stata una partita molto combattuta, potevamo chiuderla sicuramente prima, abbiamo avuto occasioni sia nel primo tempo che nel secondo tempo, non siamo riusciti a sfruttarle tutte, però veramente siamo molto felici e questo ci deve spingere per fare l'ultima parte della stagione nel migliore dei modi. Renzo Andropoli, Quotidiano del Sud. Sì, buonasera. Domani sicuramente sulle tante pagelle che escono sui social e sui giornali Brescianini sarà quello con il voto più alto, perché ovviamente la sua partita è stata di ottimo livello. Oggi gioca dal centro dei tre centrocampisti, spesso invece giocava sulla sinistra, ma dove si trova meglio? Perché oggi la sua partita è stata veramente da 10. Intanto la ringrazio per i complimenti. Sì, oggi ho giocato più da mediano, poi in base alle partite vengo schierato più a sinistra o più a destra, però il mio ruolo ideale è la mezzala di destra o di sinistra, però all'occorrenza posso fare anche il mediano, quindi nei ruoli di centrocampo diciamo posso farli tutti. Davide Franceschello, Mela Terronia. Io ti volevo fare proprio questa domanda, perché oggi abbiamo giocato con il 4-4-2 sostanzialmente, quindi tu hai giocato come mediano e qualche volta eri stato impiegato pure con Dionigi da mediano, quindi ti volevo dire proprio questo, tu preferisci, sei una mezzala pura di inserimento, quindi, però oggi da un po' di tempo ti vedo un po' meglio anche nel ruolo di mediano, ti stai adattando nonostante tutto o preferiresti comunque fare la mezzala? Allora sì, abbiamo iniziato 4-4-2, quindi ero nei mediani a 2, poi nel secondo tempo, adesso non ricordo dopo quanto, ci siamo messi a 3 a centrocampo e quindi mi ha spostato sulla destra, da cui dove è nato il gol. Sono inserito dietro e Zilli è stato bravo ad appoggiarmela giusta sul mancino e ho preso la mira e diciamo che è andata bene e siamo tutti contentissimi per questo. Grazie. Ciao Marco, è un gol pesantissimo quello di oggi contro la SPAL, però adesso bisogna dare continuità ed evitare scivoloni come quello di Genova. Domenica o sabato si va a Frosinone. Intanto la ringrazio, buonasera. Sì, diciamo che questa vittoria di sicuro ci dà morale, ci deve spingere, come ho detto prima, per poter fare l'ultima parte della stagione nel migliore dei modi. Questo vuol dire centrare l'obiettivo e quindi anche a Frosinone andremo e ce la giocheremo per vincere sicuramente. Dobbiamo creare una mentalità vincente perché secondo me solo così si raggiunge il nostro obiettivo, che è di tutti noi, tutti i tifosi, tutta la società, e tutta la città e provincia. Marco, buonasera, complimenti per il gol e per la prestazione. Forse oggi l'unico neo, che poi è un po' uno dei deficit del Cosenza, è quello di creare ma non riuscire a fare gol, cioè usciamo con un 1-0 che è veramente poca cosa rispetto alle tante occasioni create. Come si può migliorare secondo te in questo? Penso che l'importante è arrivarci a creare tutte queste occasioni, poi l'ultimo step è vero, lì dobbiamo migliorare perché potevamo chiuderla prima e quindi diciamo gestirla meglio. Non saprei dirti come riuscire a migliorare questo dato. Sicuramente il particolare a questi livelli fa la differenza, quindi lo stop giusto, il pallone calciato giusto può fare la differenza in qualsiasi momento. Dobbiamo avere forse più precisione lì davanti alla porta, però ci godiamo questa vittoria sicuramente. Ci dà fiducia, ci spingerà a dar di più.
Aldo Morelli. Ciao Marco, buonasera, complimenti per il gol e per la vittoria. Io ti volevo fare questa domanda. Nell'ultimo mese e mezzo visto una squadra completamente diversa dai mesi precedenti e ti volevo chiedere che cosa è cambiato in voi. Vedo una squadra diversa sia dal punto di vista della cattiveria agonistica sia dal punto di vista psicologico. Avete fatto gruppo nello spogliatoio, vi siete detti qualcosa di particolare? Noi cerchiamo sempre di essere molto uniti, certe volte può andar bene, altre volte male, però sicuramente nell'ultimo mese e mezzo, da gennaio, da dopo la sosta, siamo ripartiti molto più forte e questo adesso, veramente, nell'ultimo sprint finale dovremo continuare così, se non dar di più. Grazie a tutti, grazie Marco, tra pochissimo arriverà Sterviali.